più tosse, credo. Sangue rappreso, siete ancora qui? Benvenuti a questa nuova puntata di Bloody Cult. Penserete che sia matto? Prima rido, poi mi schifo. Beh, non sono diventato matto più del solito, se è quello che vi interessa sapere. Ho un po' di mal di schiena, ma probabilmente perché mi sta germinando qualche virus assassino dentro, insomma, si sta lentamente impadronendo del mio corpo. Comunque, in questa nuova puntata di Bloody Cult, particolarmente interessante e voluta da me e dall'expert horror Matteo, parleremo di un argomento che non è stato tanto trattato in tutti gli annali dell'horror, se così vogliamo presuntuosamente elevarci al di sopra di tutto. Parleremo infatti dell'horror trash. Ma che cos'è l'horror trash? Non in un'accezione esclusivamente negativa. Parleremo anche dei film horror più cessi della storia del cinema, almeno secondo noi, di quelli che proprio potevano anche fare a meno di girare. Qualche titolo in testa ce l'ho già in mente. Ma parleremo anche, tratteremo delle pellicole che, pur essendo classificate come trash, come horror trash, hanno delle idee e hanno anche delle inventive, soprattutto si vede la passione del regista e degli autori per il cinema, anche con recitazione, con una trama, perché no? Ovvero sia di quel trash che viene fatto con passione ma pochi mezzi. Quindi una puntata sicuramente interessante, sempre intrisa di horror, di sangue, di cervella, di interiora. Parleremo infatti di Bad Taste di Peter Jackson, dei suoi primi lavori come Splatter, gli schizzacervelli, che è un film che ha spopolato nei festival di genere, tipo quello di Avoriaz, ha vinto un riconoscimento importantissimo, mi sembra. E come non ricordare la scena, sempre in Splatters, dell'intestino che insegue uno dei protagonisti che fugge scorreggiando, insomma, ma è fantastica, fantastica. Non vi consiglio di perdere questa puntata, anzi, rimanete incollati qui allo schermo, rimanete con noi, prima sentiamo che cacchio ha da dirci il nostro guardiano, e poi sigla. Bloody Cult 2, horror trash, e vai, sì, e vai. Non ho mai capito cosa vuol dire l'umorismo nel noir. Che cosa c'è da ridere? Le ridi dietro? Sì, è una comicità involontaria. State a vedere. Can I beep the horn? oh, thank you! Should've let the man ride his bike. I'm sorry. I seem to have broken your bike. Where'd it go? What are you gonna do?
Knock my block off. Non è tutto finito. Non finirà mai. E verrà un giorno in cui tutto questo sarà distrutto. Distrutto! We've got trouble. Good word. Right, we're on our way. Spotted Frank. Go, Frank! Eccolo qui il buon vecchio George Clooney, cioè qua era soltanto giovane, però vi sfido a recuperare questo film, Il ritorno dei pomodori assassini, non soltanto per vedere i capelloni di George, che qui era ancora ben lontano dai corridoi medici di ER che gli hanno dato tanta notorietà e da lì è partito per la sua carriera di sciupa femmina, ma anche perché questo film, oltre che essere definito un trash horror, è una piccola chicca del genere, la storia di questi pomodori, diciamo assassini, che arrivano sul pianeta Terra a fare un po' di casino. Però oltre a George Clooney abbiamo anche una grande interpretazione di John Astin, che tanti ricorderanno per essere il Gomez della famiglia Addams, dell'omonima serie televisiva in bianco e nero, una serie di grande successo, ma non c'è bisogno che stiamo a parlare in questa puntata di Bloody Cult 2 di questo. Occupiamoci invece dell'horror trash. Alcuni film presentano degli elementi trash di per sé, per esempio mi piace ricordare il Brucane, l'invenzione pazzesca di Ethan Willey nella casa di Helen, ma diciamo che questa pellicola rappresenta un livello molto ma molto più elevato e raffinato rispetto alle pellicole di cui andremo a parlare adesso e con l'esperto horror Matteo. Allora, personalmente, come titoli così d'acchito che mi vengono in mente, che si possono classificare nella saga horror trash e che invito il nostro pubblico a recuperare, sono, oltre naturalmente al ritorno dei pomodori assassini, c'è per esempio un film di cui parlerò anche con Matteo, Killer Clowns from Outer Space, un film horror fantascientifico che merita sicuramente una visione, e guardatelo anche più di una volta, perché all'inizio vi può sembrare una cagata, come è sembrata a me, però poi guardandolo si scopre che in realtà non è affatto male, la storia di questi alieni clown che si divertono a trasformare in zucchero filato le persone per poi mangiarsele e succhiarne il sangue con delle cannucce che non vi sto neanche a descrivere, perché sarebbe divertente soltanto questo. Però il sottoscritto non è venuto impreparato in questa puntata, anzi, ha ripescato in rete dei successi trash che adesso vi vado a propinare, dei film trash horror, di quelli che sono classificati da non perdere assolutamente. E andiamo a cominciare dunque. Il primo film trash horror, che il primo in assoluto di questa classifica, è un film assolutamente bestiale. Si chiama Monstered, un film americano la cui traduzione letterale potrebbe essere mostronzo. E vi spiego perché. Perché è la storia di un serial killer che ha l'abitudine di uccidere le proprie vittime sorprendendole nel bagno, nella toilette.
Ora, per sfuggire alla polizia, cosa succede? Che questo serial killer viene, si cerca di trovare scampo nelle fogne. Qui cosa succede? Praticamente entra in contatto con un liquame biogenetico che è sviluppato dal solito scienziato pazzo e si trasforma in una sorta di mostro assassino, assetato di sangue, grottesco, una sorta di uomo fecale, diciamo, che riprende la sua attività di serial killer uccidendo le vittime comparendo dal buco del cesso, sostanzialmente. Ecco, un film che io non ho ancora visto, ma mi riservo di guardare perché ho già visto il trailer e vi invito a ripescarlo su YouTube ed è assolutamente fantastico. Soprattutto si parla di una scena in cui appunto viene la fine, diciamo, non è che vorrei spoilerarvi nulla, ma la fine di questo serial killer che viene divorato da uno sciame di mosche affamate, diciamo, proprio come succede a una bit, diciamo, a una mer bit. Va bene, la seconda pellicola invece per gli amanti dell'horror trash, che non è da assolutamente da sottovalutare, questo l'ho visto, è Frankenhooker del 1990 di Robert Martin. Allora, questo film, diciamo che parla di, come posso dire, di zoccole e fulmini. In pratica abbiamo che questo elettricista, con la passione per la medicina, e anche qui già siamo nel trash, praticamente assiste alla morte della propria fidanzata, che finisce sotto un tosaerba. Ora non mi chiedete come una persona possa finire sotto un tosaerba. Ce ne vuole di fantasia, però probabilmente era un tosaerba abbastanza originale. Cosa succede? Che questo nostro protagonista è talmente innamorato che vuole ricostruire i pezzi, vuole ricostruire la sua fidanzata sfruttando dei pezzi di prostitute che lui uccide. Praticamente questa ragazza però, una volta rianimata, si riesce nell'intento, ma inizia ad atteggiarsi come una puttanona assassina che uccide i propri clienti. Beh, è un film sicuramente che non posso commentare, dovete guardarlo, cioè, ci sono delle tette esplose, cioè, c'è di tutto in questo film, sangue a vagonate, a barili, si ride tanto, anche questo secondo posto è ben meritato, si trova anche questo su YouTube sottotitolato, vi invito a cercarlo. Ma passiamo adesso al terzo film che, in quanto a trashate, ne ha da vendere. Ho visto anche questo e devo dire che sono rimasta a bocca aperta dopo la visione. Frank Henlotter, che si intitola Bad Biology. In pratica tratta della storia di questo ragazzo che ha un pene mostruoso e immenso, con cui procura degli orgasmi eterni alle ragazze, trasformandole in esseri vegetali che continuano sempre a gemere in eterno. E parallelamente c'è la storia di questa ragazza che ha rapporti sessuali con chiunque e subito dopo un rapporto sessuale partorisce dei piccoli mostriciattoli che non si sa bene dove vadano, il cui scopo non è ben chiaro in questo film, non si capisce, insomma. Cosa succede? Che da una parte il ragazzo, stanco appunto del suo pene, diciamo, del suo pene mostruoso, se lo taglia, a questo punto scoprirà che è sua vita propria. Infatti il pene scappa, va nel condominio del ragazzo e cerca di entrare dentro a tutte le graziose ragazze che abitano questo palazzo. Mentre invece ci sarà anche l'incontro tra il protagonista e la ragazza, e non vi dico come va a finire perché questo è veramente da vedere. Comunque Bad Biology del 2008, un film assolutamente fuori di testa, fuori di melone, fuori dei coppi. C'è qualche idea, diciamo, innovativa, ma va visto giusto per il gusto di chiedersi ma che cavolo sto guardando. Però anche queste sono domande che vanno fatte, vi invito a farvelo una volta nella vita e vi invito soprattutto a farvele guardando queste pellicole che vi ho appena citato. Ripeto che sono tutte reperibili su YouTube, come quelle di cui ci parlerà il nostro amico Expert Horror Matteo, che adesso andiamo a intervistare, interpellare. Lui so che ha una grandissima preparazione in merito ed è ansioso di condividerla con noi. L'Expert Horror Matteo, siamo tutti con te, vai!
partiamo da chi ha fatto del trash il proprio marchio. Dalla Troma. Dalla Troma. Penso che la Troma la conoscono tutti quanti, nel senso. È il classico nome con cui tutti si riempono la bocca. Ah, la Troma. Poi in realtà forse pochi hanno visto i film della Troma. Ed è un peccato, perché meriterebbero, alcuni meritano tanto. Io ho segnato quelli che sicuramente devono far parte del bagaglio culturale di qualsiasi cinefilo. Ecco. Tutti e tre sono diretti da Lloyd Kaufman, che è il patron della Troma, quello che l'ha fondato. Esatto, il presidente. E sono il mitico The Toxic Avenger, vabbè, che quello... è del 85, questo vendicatore tossico, questo nerd che finisce in un barile di scorie radioattive e si ritrova trasformato in un vendicatore tossico, tutto putrescente, e ne fa di ogni, uccide, è bellissimo, è un film geniale. Correggimi se sbaglio, Matteo, ma l'interpretazione dell'attore principale è Corey Feldman? O lui è presente in uno dei film, che sarebbe poi uno dei ragazzini dei Goonies? Corey Feldman, no? Sì, è presente in uno dei Toxic, credo. Però no, non è l'attore principale. Non è lui. Si sa qualcosa dell'attore che interpreta Toxic. Ah, sugli attori della Troma non sono preparato. Però posso dirti che ha delle facce meravigliose. C'è in Romeo e Juliet che c'è uno dei Motorhead che fa, diciamo, il coro, che fa lo Shakespeare che racconta tutto. Bellissimo. Che è il secondo film della nostra lista. Romeo e Juliet, non avete capito male, Romeo, 1896, esatto. È un film straordinario. È un Romeo e Giulietta, io credo che Shakespeare l'avrebbe voluto vedere così, sicuro. Perché è talmente pieno di sangue, di assurdità. Per dirvi, Giulietta... nel finale, come tutti sanno, si avvelena e muore, no? Cioè finge, esatto. Poi dopo però lui arriva tardi, si uccide. Non è così il finale di Romeo e Juliet. Lei non prende, siccome lei deve sposare con un tizio che non sopporta, lei prende una specie di filtro strano e si trasforma in una specie di mostro cagnolone, è meraviglioso, con un pene tra le gambe lunghissimo, è meraviglioso. Ci sono delle trovate fantastiche. Tutti questi film li potete trovare su YouTube. Guardateveli, ecco, non pretendo che andate in videoteca perché non li troverete mai, però, insomma, su YouTube ci sono. Perché alla fine trovo un altro titolo imprescindibile, diciamo l'ultimo degli imprescindibili, è del 99, The Terror Firmer, interpretato anche, oltre che diretto da Lloyd Kaufman, che fa questo regista cieco che dirige un sequel di Toxic, proprio, di Toxic Avenger. Ed è un film assurdo. Se ci pensate, qualche anno dopo Woody Allen farà Hollywood Ending, che parla di un regista cieco che dirige un film. Io non escludo che il buon Woody Allen possa aver visto il film di Kaufman. Tra l'altro si chiude con un meraviglioso cartello con le regole della Troma. Per lavorare in un film Troma, la prima cosa è rispettare gli uomini. E l'ultima regola dice: non sono ammessi fan di Spielberg. Guarda, questa cosa diverte molto, perché sono veramente l'anti-Hollywood della Troma. E quindi, veramente, sono film da guardare, da coccolare, perché... è proprio il cinema è questo, se ci pensate, il cinema è espressione di qualcosa, di un autore, no? Di quello che pensa, dei suoi pensieri, di una sua visione del mondo o anche del mezzo. E la Troma, dando la possibilità di fare film con così poco, ti dà la possibilità di esprimere, capisco, anche con alti e bassi, però da voce ad autori che altrimenti non avrebbero potuto... Questo senza dubbio, è il grande merito di case di produzione e di distribuzione proprio di questo tipo, anche perché comunque la Troma, cioè si vede che potrà essere una casa a basso budget, ma come tu hai giustamente detto, cioè si vede comunque la professionalità, si evince proprio da tutte le pellicole che ha fatto, le idee sicuramente geniali, anche se molto al di fuori dagli schemi, appunto secondo me per questo geniali, quindi... cioè, ben vengano anche altre case di distribuzione come la Troma, di produzione, perché comunque, e purtroppo, peccato che siano snobbate qua da noi, come al solito, poi ovviamente, sì, qua in Italia. C'è anche un problema di cultura, nel senso che noi non ce l'abbiamo tanto questa cosa. Considera che da noi alcuni film ancora non sono usciti, per dire. Cioè, alcuni film sono sempre i soliti, citiamo. Allora, The Woman non è mai uscita al cinema, l'abbiamo trovato sul digitale terrestre. Kill List non è mai uscita al cinema, è uscita in DVD direttamente. Red State non ha manco avuto ancora una distribuzione. Tantissimi film fanno questa fine qua.
Penso che io a un fenomeno anche che è esploso come Kick-Ass. È un film che da me è stato 2 anni dopo è arrivato. Tu pensa che io Toxic Avenger l'ho scoperto casualmente nel DVD di un'edicola. Non ne avevo mai sentito parlare, sì. E passato completamente inosservato, vidi appunto questa faccia di questo vendicatore, mi incuriosì e lo ricercai, ma altrimenti non c'è stato nessun eco, nessuna distribuzione, se non dopo, negli anni, la gente comincia a scoprire. Poi sempre una piccola nicchia ristretta si parla. Sai qual è il discorso? È che questi titoli di solito sono amatissimi da chi fa cinema, quindi spesso li troviamo anche citati in altre pellicole. Ecco, per esempio, io da giovane appassionato ho scoperto la Troma in questo modo, cioè citata in altri film. E quindi da qui ho scoperto l'esistenza della Troma e mi ci sono avvicinato. E, se ci pensi, la Troma che fa horror in questo modo, no? Assolutamente sì. Un arcoide. Non è diversa da come negli anni 70 si faceva il porno. Se tu pensi a Wes Craven, tu pensi a Abel Ferrara, è tutta gente che ha iniziato facendo il porno. Cioè, la cosa più economica e più alla portata di tutti. Andiamo alla distribuzione Troma, perché non solo produce, ma distribuisce pure. Fantastico. E andiamo con un film italiano. Oh, che fa veramente cagare. Sono veramente orgoglioso di dirti che questo film fa schifo. Si chiama Medley, Brandelli di scuola. Io ricordo uscì, ebbe una brevissima distribuzione in sala. Questo film è stato. Ne ho sentito parlare di questo medley, ma non lo sono mai riuscito a recuperare. Lo si trova anche questo su YouTube? Sì, si trova su YouTube, bello, completo, intero. È di Jonathan Zarantonello. E devo dirti che, facendo cagare, questo sì, però è un film assurdo. Intanto l'ha girato a scuola, nel suo liceo. Quindi gli attori sono tutti ragazzini. È meraviglioso. Ci sono professori sadici, ci sono duelli tra i corridoi della scuola, ci sono delle cose fuori di testa. Quindi non stupisce come il buon Lloyd Kaufman l'abbia visto e abbia detto mio, essere distribuito come prodotto Troma, perché è veramente fuori di testa. Questo medley Brandelli di scuola. Tra l'altro Zarantonello, che non è assolutamente un deficiente, già a fare nel 2000, io non so quanti anni avesse, ma era un ragazzino, girare un film di 1 ora e 20... tante di cappello, io non sarei mai stato in grado, quindi partiamo sempre da un presupposto. Noi parliamo di cinema trash, critichiamo bene, critichiamo male i film in generale, questo. Però bisogna sempre ricordare Ratatouille della Pixar e il buon personaggio di Antoine Ego, quando dice, secondo me è una cosa verissima, c'è molta più vita in una cosa fatta da un autore, in quel caso parlava di cucina, ma parlava di cinema in realtà, che in tutte le parole che posso mettere io su un foglio, perché la gente si diverte a vedere le recensioni, a leggere le recensioni, soprattutto quelle cattive, perché ride alle spalle degli autori. Sì, certo. Ci vuole molto più coraggio e molto più cuore a mettere se stessi in un'opera piuttosto che demolirla. È molto facile questo, no? Sì, sì, è bello demolirlo. Quindi questo non dimentichiamolo mai, assolutamente. Quindi tante di cappella Zarantonello, che farà successivamente The Butterfly Room, che è un film veramente valido, lo girerà in America, quindi questo si è ritirato, si è messo a studiare, tanto di cappello, molto molto bravo. Quindi, cioè, già al secondo lavoro? Al terzo. Prima ha fatto Medley, poi ne ha fatto uno dove c'era questo film sul pene di 30 lance che parlava, anche questo assurdo. E poi questo The Butterfly Room, che invece è un thriller molto classico, molto molto bene. Poi c'è Barbara Steele nel cast, quindi ha recuperato anche un'icona di sti cazzi. E se non sbaglio, The Butterfly Room è stato anche trasmesso poco tempo fa sul digitale terrestre, sì. Che ho avuto l'occasione di guardare, non l'ho visto tutto, sono sincero, però mi ha subito incuriosito perché ho guardato la scena dell'ascensore, dove lei appunto cerca di nascondere questo cadavere, di ripulirlo, mi sembra, nel vano dell'ascensore, ed entra questo tipo sfatto che la vede con questa maschera antigas e tutto in questo completo... E questo se la ride e gli dice che bisogna stare attenti perché l'ascensore non si ferma al piano. C'è una scena molto surreale, grottesca e assolutamente imprevedibile. E ricordavo che appunto questa attrice, mi è venuto in mente dopo, fosse Barbara Steele, che dimenticata, poi io, icona del cinema horror degli anni 50, poi la maschera del demonio, giusto, di Bava, attrice di Bava.
Fantastica, fantastica. E aveva già di per sé quest'aria inquietante che comunque ha mantenuto anche nel tempo. Non Assolutamente. Altro andrò a film recuperare. distribuito dalla Troma, che mi piace citare, è Cannibal the Musical, che è un film del 1996 e fin qua tutto bene. E racconta la storia vera di Alfred Packer, che è stato uno dei primi cannibali, un cannibale sui generis, che nell'età dei pionieri aveva fatto un viaggio nelle montagne rocciose, se non che è tornato solo lui, si era mangiato i suoi compari di viaggio. Purtroppo c'era la neve, erano in difficoltà, non si è mangiato. Cosa poteva fare? E chi è che poteva fare un musical da questa cosa? L'unico che poteva fare un musical molto divertente, tra l'altro, anche questo si trova su YouTube, era Trey Parker. Trey Parker è quello che poi insieme a Matt Stone farà South Park. South Girerà Park. South Park, quindi tanto di cappello. Tra l'altro, ricordiamo, ci buttiamo lì anche questa cosa, Trey Parker e anche insieme a Matt Stone, diciamo, concluderanno in gloria questa cosa del musical, creando uno dei musical più belli che siano visti ultimamente, che ha vinto 8.000 Tony, che è il premio riservato ai musical, al teatro, diciamo, come l'Oscar per il cinema, facendo The Book of Mormon, che è un musical fuori di testa. Se vi capita, andate a Londra, a New York, dove vi va, guardatelo, è un musical fuori di testa, a parte divertentissimo. Poi prende in Fantastico. giro qualsiasi forma di religione, qualsiasi forma di. Più bello perché è ambientato in Africa, quindi parla di AIDS, parla di signori della guerra. Ci sono tutte le cose di South Park, però fatte in musical. Quindi guardatelo perché è veramente meraviglioso. Non In questo mancheremo. Cannibal ci sono già i prodromi di tutta questa follia che sarebbe poi approdata in Cartman e soci. E ogni puntata si prefigge l'obiettivo di distruggere tutti i luoghi comuni dell'America per bene. Passo a un capitolo che mi piace chiamare Trash e Passione, cioè quando il film può essere etichettato come trash, perché i mezzi sono quelli che sono, però c'è tanta, tanta, tanta passione e tanto, tantissimo cuore. Questo è l'importante. Primo titolo che ti cito è Bad Taste, 1987, di Peter Jackson. Ah, vabbè, uno dei miei preferiti. È diventato Peter Jackson, Signore degli Anelli, è diventato ormai un autore a tutto tondo. Ma nell'87 non se lo filavano in tanti, che No, 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 anzi. l'episodio è veramente strepitoso. Bad Taste è una sagra dell'assurdo, ma il genio che ci sta dietro. Non so se ti Sì, sì, ricordi le assurdità che ci sono. Già sta questa trama sì. di questi alieni che si vogliono pappare le persone e trasformare in hamburger. Che pensiamo poi per quegli anni, perché è veramente stato un colpo di genio ed è stato copiato, blandito negli anni successivi, poi E già anche lui a sua volta, se ci pensi, imitava comunque il modello Sam Raimi. Già lui prendeva Sam Raimi come modello, smaccatamente. Però ha fatto qualcosa di suo, ci ha messo il suo, ci ha messo. E Bad Taste, secondo me, è un film irripetibile. Io lo No. smutti e mi innamorai. Bad Taste è veramente un capolavoro. Tra l'altro, una cosa che mi è rimasta impressa, e faccio anche qua un piccolo avvertimento: almeno per quanto mi riguarda, secondo me Bad Taste è meglio vederlo a stomaco vuoto, Sì, come Splatters, poi di cui parleremo, immagino, proprio tra poco, dello stesso, sempre di Peter Jackson. È un capolavoro degli effetti speciali artigianali, del make-up. Cioè, Bad Taste è veramente uno dei pochi film che ho visto in cui c'è un make-up per quegli anni, ricordiamo, impeccabile, secondo me. E gli squartamenti, le viscerazioni, il tipo che si copre, che si fascia la testa con la cintura, quello è ricordiamo, fantastico. lui cade, si spacca la testa, allora si la richiude, però non sta chiusa. Allora prende la cintura e meraviglioso, È fantastico, è fantastico. Bad Taste è veramente un capolavoro. cioè, ci sono delle cose, delle chicche fantastiche. Restiamo ancora su Peter Jackson o avevi No, terminato? ho un po' cambiato, te ne butto Ok. altri. Ti cito un po' così la spicciolata anche in breve, perché sennò le nostre chiacchierate durano 8 ore. Che non è mai male, è un No, male. assolutamente, ma insomma, magari dopo ci cercano, ci vengono ad abbattere per far star zitto, forse. Ti cito Horror in Beverly Street, che è un film dell'86 di Jim Sì. Munro, che è molto carino, anche quello si trova su YouTube. Mi raccomando, tutti questi film più o meno li trovate tutti su YouTube completi e molti pure in italiano. Quelli della Troma no, perché non è stato fatto dopo Esatto, questo periodo, è vero. però gli altri li trovate anche in italiano. Ed è un film molto molto carino. In breve la trama, così vi titillo.
viene messo sul mercato questo liquore, questo vinaccio, questo vinaccio da Super Chuck, questo barberazzo dello schiantatore, a pochissimo prezzo, si chiama Viper. E i barboni, tutti gli homeless di questa Bowery Street, iniziano a comprarlo. Il problema è che nel momento in cui bevi questa cosa, inizi a disfarti. È fantastico, è veramente una bella critica anche quella sociale, come se sia negli anni Ottanta, no? Non guardiamo la spazzatura, eliminiamola. È bello, non dispiace pensare, se facciamo un'analogia, in quegli anni c'era Reagan. Insomma, un film interessante, e anche quello girato con due barattoli, però veramente, veramente carino. Mi viene in mente, mi si accende una lampadina su un riferimento a una storia di Dylan Dog, nel senso, non so se te la ricordi, quella di Natale in cui i barboni veniva data quella torta che li trasformava in mostri assassini e poi li uccideva. Vedi, tra l'altro, secondo me c'è sempre un riferimento alla fine. Qualsiasi numero di Dylan Dog, almeno uno o due film sono citati. Poi andiamo con The Staff, di cui abbiamo già anche parlato. Bellissimo, bellissimo. Lo citiamo, veloce veloce, dell'85, Larry Cohen. Anche qui, questo è un film mainstream, nel senso che è girato con tutti i crismi, però come fai a non definirlo leggermente trash, quando si parla di un gelato che uccide? È meravigliosa questa cosa del gelato. Grande interpretazione tra l'altro di Paul Sorvino, che uno non si aspetta di trovarlo lì, ma questo generale fanatico. Fantastico, fantastico. No, un film veramente fuori, e quindi finisce nel nostro breve elenco. Tra l'altro lo stesso autore di Baby Killer, se non sbaglio. Sì, Cohen, che purtroppo, diciamo, non ha fatto mai proprio un filmone, però insomma, un onesto mestierante, secondo me, che si è difeso sempre molto bene. Concordo. E poi ti cito un titolo a me caro, nel senso che credo che sia stato forse uno dei primi film che ho visto in videocassetta, ed è Alien 2 sulla Terra. Ah, 1980, di Sam Cromwell, che in realtà è Ciro Ippolito, però all'epoca andava molto mettere il nome amaregano. Americanizzare, esatto. Ed è un film fantastico, c'è anche tra gli attori, c'è anche un Michele Soavi giovanissimo, che muore molto male. Va bene, ed è un film veramente, veramente trash. A partire dal titolo. Perché cosa succedeva in Italia? Che quando un film andava molto bene, Alien è dell'80 pure lui, attenzione, esatto. Esce Alien di Ridley Scott. Cosa fanno i grandiosi italiani? Comprano per il territorio italiano il titolo 2. Quindi Alien 2 è mio, lo distribuisco io. Poi dopo facevano il film e lo facevano uscire. Meraviglioso. Questa cosa qua, Terminator 2, ricordiamoci, Terminator 2 è uscito in Italia prima del Terminator Judgment Day del buon Come caro. Fece anche il buon caro Lucio Fulci con Zombie 2. Esattamente. È così che funzionava. Però si pensi, per me questa è una genialata. Per me questa è una roba meravigliosa. Ecco, Zombie 2 non è paragonabile ad Alien 2. Perché Zombie 2 è un film della Madonna. Esatto. Alien 2, ecco, è molto caro a me. E poi devo dirti qual è la trama, perché qui è interessante, avendo anche lì due bussolotti, tre lupini e un pacchetto di popcorn, come fai a fare un film sugli alieni? Fai fatica. Allora lo giri nelle grotte, quindi tu prendi questi speleologi che vanno a fare un giro nelle grotte, si fanno delle strane camminate nelle grotte con questi plic, 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 fantastico. E girano nelle grotte fino a che non trovano questi sassi, che in realtà non sono sassi, sono alieni, e se li iniziano a mangiare tutti quanti. Finalone del film, i due escono fuori e tutta la Terra è stata invasa. Infatti è Alien 2 sulla Terra. Sulla Terra. È geniale, perché tac. Quindi io ho molta nostalgia, te l'ho citato apposta, perché ho nostalgia per questo tipo di film molto sanguigni, fatti con passione, instant movie, che una volta si facevano, però poi tutte le case di produzioni piccole sono morte, sono saltate per aria. Berlusconi si è mangiato tutto, quindi è stato bella ripresa. Questo è finito negli anni Ottanta, è finito tutto quanto. Però grande film. E chiudo questa parentesi del trash sima con il cuore, con un film che ho visto recentemente. È del 2001, quindi vedi, c'è già 5 anni. Ah, quindi è recente. Okay. Poi sei 14 anni fa, però insomma. Ed è un film fuori di testa, si chiama Jesus Christ Vampire Hunter, cioè Gesù Cristo cacciatore di vampiri. Questo mi manca. Ah, è un film canadese
di un certo me lo sono scritto, perché Lee de Marbre, va bene, film del 2001, trama. Trama meraviglia. Anche questo mezzo musical, attenzione, quindi. Vabbè. Questo anche questo si trova su YouTube, sottotitolato in italiano, tra l'altro. Trama, ripeto. Nella comunità lesbo di Ottawa, mi sembra, adesso non mi ricordo la città, si nota che vengono uccise un bel po' di persone, di lesbi, che vengono fatte fuori da dei vampiri. Chi di Gesù Cristo può risolvere questa cosa? Quindi viene chiamato da questo padre, da questo sacerdote, e inizia a combattere le legioni dei demoni, con gli zannoni, insieme a un lottatore messicano, quelli con la maschera, tipo Nico Libre. Fantastico. E questo è il film. Questo da recuperare, questo da recuperare assolutamente. Ho detto, questa trama non potete non vedere questo film. I limiti del blasfemo. Siamo proprio ai limiti di tutto, qualsiasi cosa. Qui proprio, questo è veramente girato, io credo, ma guarda, forse non c'erano neanche i lupini in questa produzione qua. Mancavano pure quelli. Perché è veramente girato di merda. È una cosa che non si... Però... l'idea, capisci? Io queste cose le premio sempre tanto. Cioè, per me, quando un film riesce a darmi un'idea, anche una sola, e questa è talmente fuori che io... Intenzione. Sì. Poi passiamo al peggio del peggio. Che cosa dobbiamo fare? Sì. Racchiamo in fondo al barile, diciamo. Anche perché è di film brutti. C'è questa cosa da dire, che l'appassionato di horror, purtroppo, soffre più di altri. Se ti piace il cinema drammatico, ogni tanto la sola la becchi, però se ti piace il film horror sei destinata a una vita infelice, perché o c'hai uno che ti dice sempre che cosa guardare, ma altrimenti soprattutto quegli ammiccanti cestoni della COP di 2 euro, e chi è che non ha preso delle inculate in carriera? E io ne ho prese parecchie, soprattutto perché la mia passione, essendo io ormai 43enne, nasce da parecchio. Quindi mi noleggiavo tutti i film possibili, immaginati. Quindi ho visto delle robe che non si possono raccontare, tanto facevano schifo. E avevi un settore tuo, o ne vogliamo parlare anche di Killer Clown? O ci arrivavi? No, Killer Clown te lo lasciavo, visto che che era uno dei tuoi titoli must. Sai che mi è sempre rimasto impresso, perché mi ricordo che era, sai, nelle serate d'estate, notte horror, ma poi non solo, perché facevano tanti film, mi ricordo anche Notte Fonda, su Fuori Orario, anche dell'orrore, e mi perdevo io su Rai 3, le reti locali. Tra l'altro seguivo anche con passione, ti dico la verità, anche la serie TV di Nightmare, sì, che facevano... il telefilm, e tra tutte queste visioni, un giorno, una bella sera, prendo su, faccio zapping e mi vedo questi clown assassini. Che dico, clown lì, però dicevo, all'inizio ho cominciato a dire, ma che cazzo è sta roba? Killer Clowns from Outer Space, allora. Esatto. Il completo. Perché c'è anche un killer, cioè non è Killer Clown, si chiama The Clown Kill at Midnight, una roba simile, che è un'altra cosa, che ho visto pure quello. Poi ce n'è un altro, insomma, quei clown ne hanno fatti parecchio, senza andare a citare It. Però questo che dici tu è Killer Clowns from Outer Space. Dei fratelli chiodo. È bravo, è una cosa fantastica. E alla fine questi titoli ti rimangono poi dentro. Io ho visto robaccia, tipo Non aprite quell'armadio, ho visto. Non sapevi che esisteva questo film. Una roba agghiacciante. Però ho visto Non aprite quell'armadio. Ce ne sono tanti, anche di film recenti, e la cosa più brutta, questi film sono adorabili, niente da dire. La cosa più brutta, devo dire, è quando un film invece è pessimo, però è pieno zeppo di spocchia e sembra che sia estigazzi. Invece, tipo, citandone uno per tutti, che secondo me è il peggio del peggio, Alba Chiara, I Salvati, è una cosa... È un film proprio spocchioso, si vede, fatto anche con dei soldi, perché c'è Haber, c'è Razdegan, c'è anche gente che qualche cosa gli avrà dato, non si è potuto accontentare dei lupini, però ha fatto una roba pessima. Quindi, io so che comunque, vabbè, ti lascio per ultimo il titolo di cui... che per te rappresenta proprio l'incubo per eccellenza. Raschiando in fondo al barile, ti dico, a me sono rimasti molto impressi anche Virus,
che secondo me è il peggior film di zombie mai realizzato, cioè non ha né capo né coda, è la storia di questi, sta donna qua, sta ricercatrice, questi militari che vanno semplicemente a farsi ammazzare, cioè le provano tutte, finché alla fine non ci riescono, se tu fai caso, se questi non gliene frega niente di scoprire, questi fanno un viaggio insulso verso questa fabbrica, senza un'idea precisa di cosa devono Poi fare. c'è un make-up di zombie che. Colonna sonora spudoratamente ripresa da zombie di Romero. E non si capisce poi, tra l'altro, nel finale come facciano gli zombie ad arrivare nella civiltà da quest'isola. Non si capisce, cioè, c'è questo attacco zombiesco verso la fine e nessuna spiegazione. Lì è. Fulci aveva avuto quell'idea fulminante nel finale, trac, presa e fatta allo stesso modo, più o meno. Come un altro che purtroppo, se non sbaglio, è di Lucio Fulci, purtroppo, del maestro che lì secondo me ha toppato, non so se tu sei d'accordo o meno, Lo Squartatore di New York, che penso che sia uno. Secondo me è onesto, dai, non è così schifoso. Ti Però io ero l'idea dell'assassino che parla come a Paperino, me non lo invece so. piaceva un sacco, quando vidi, ero un ragazzo e lo vidi, mi inquietava tanto questa cosa che Sì, portava del fatto a di me, Paperino. se mi inquietava. Sarà perché io l'ho visto proprio qualche anno fa e allora mi scappava da ridere tutte le volte Sì. Visto da ragazzo, ti dico, inquadrato, mi disturbava un po'. che... Cioè, Anche se ha uno sfondo molto drammatico, è la storia di questa bambina. Sì, cioè, l'idea di base è molto triste, molto drammatica e molto triste, se ci pensi. Cioè, è molto, molto attuale. E poi, devo dire, tornando un pochino sulle cose trash ma fatte con passione, ci fu quel film, aiutami a ricordare il titolo, che tra l'altro ebbe un buon seguito con John Saxon e Giovanni Lombardo Radice, quello del Vietnam, che loro diventano cannibali e vengono, cos'era? Una cosa come Apocalypse, una cosa, Zombie Apocalypse possibile, si intitolasse così. Può essere. Però sì, ho capito di che film stai parlando. E quello era un, diciamo che si può collocare nel trash ma con passione. Quello ha delle trovate un pochino anche quelle che lasciano un po' dire, però devo dire che quello mi piacque quando, perché li ho visti poi tutti in tempi recenti quelli. Ma li avevo visti a spezzoni più da giovane, ma Io rimpiango quel tipo di cinema lì, perché comunque c'era tanta, adesso pensi, boh, film italiani che si occupano di ok. genere, ne sono talmente pochi e quelli che ci sono più o meno, siamo lì. Boh, io lo rimpiango molto quel periodo, nel No, bene e nel male, devo dirti. diciamo che comunque quantomeno ti divertivi, cioè anche a vederli, cioè erano film che si potevano guardare anche con gli amici, cioè facevi le battutacce, ti rimangono impressi anche per quello. Quello è il bello di questo tipo di film, vederli insieme in compagnia e ridere di questo e di quest'altro. Sì. No, no, si rimpiange, è un cinema che si rimpiange perché comunque dai, anche il trash aveva il suo fascino, comunque, in ogni caso, anche quelli più brutti. Ti rimaneva qualcosa dentro di cui potevi ridere o scherzare o parlare, se no, appunto, non staremo qui a fare questa puntata. Sì, e guarda, ti dico, io riesco sempre a giustificare il brutto film, nel senso che. Come ti ho detto prima, non riesco a giustificare quando un film è brutto ma è costato miliardi. Allora io questo non lo riesco a giustificare. Quando No, è... hai un cast della Madonna, hai effetti speciali a gogo, hai tutte le possibilità, è prodotto dalla Universal e il film fa schifo. Ma questo non può essere, non può essere. Ci deve essere qualcuno che si ferma un passo prima e dice: no, aspetta, sto facendo una schifezza. Perché questo non succede? Allora invece l'operazione fatta con pochi soldi, girata tra amici, ripeto, io faccio la sceneggiatura, tu fai l'operatore, ecco, non necessariamente tutto deve andare al cinema, ci mancherebbe, quindi insomma un minimo, bisognerebbe avere coscienza di quel che si fa, però lo giustifico di più. Però parliamo del film più brutto ever, per Sì, me. The guarda, stavo first niente movie. più da atteso. Allora, questo si trova anche questo su YouTube, mi raccomando, guardatelo. Perché secondo me, se uno vuole imparare come si fa un film, guarda questo film qua e fa tutt'altro. E allora, Stomaco pieno o stomaco vuoto? Lo guardiamo. non saprei dirti. Può essere bello da vedere in compagnia mangiando. Ecco, una via di mezzo. Ok. Mangiando insieme ad amici, vi sparate aspetta, del 1988, Il Bosco 1. Bosco, già solo il titolo
capisco che può scioccare, però non è che è stato fatto un Bosco 2, Ma poi tra l'altro eh? Se metterci è Bosco fatto un 1, Bosco cioè 2, sei il primo. perché lo chiami Bosco 1? Il No, il Bosco Bosco, semplicemente, no. Il Bosco 1. 1. Da non confondersi con un'altra schifezza che si chiama il Bosco Fuori, che di qualche anno fa, che anche quello fa schifo, ma il Bosco 1 è peggio. Bosco 1 è peggio perché? Perché è interpretato in un modo becero. E ci sono questi due fidanzati. Ah, aspetta, non ho detto il regista, attenzione. Andrea No. Marfori. Andrea. Ok, da evitare completamente. Ci tengo a sottolineare che il film ha trovato una distribuzione negli United States of America, by Troma, sempre loro, e si chiamava Evil Clutch. Ok? Che Però. tra l'altro cattura anche di più, Sì. come titolo. Il Bosco 1, io ho visto la videocassetta, l'ho noleggiata immediatamente. Cioè, ti vuoi proprio fare del male, Il Bosco 1, scusa, lo prendi subito. Perché uno? comunque. Lo prendi immediatamente. È la storia di questi due fidanzatini, tra cui lei è meravigliosa. Mi sono scritto il nome perché Carolina Castaldi Tassoni, già il nome. Tutto un Ah, cazzo. Carolina Castaldi Tassoni, ma sai che ti batto come, cioè no, cioè sono al tuo livello come trash, perché non è la stessa che è stata trasformata, che si trasforma per prima in Demoni 2, che è stata una delle muse, se non sbaglio, una delle prime muse di Dario Argento. Carolina Castaldi Tassoni? Credo che sia proprio il demone per eccellenza di Demoni 2, il primo demone. Eh sì, me la ricordo, Sì, tra quella che si l'altro, trasforma durante notevole. la festa. Hai ragione, sì. Esatto, notevole tra l'altro, non è male. No, al di là di quello, però nel Bosco 1 il regista ha una grande intuizione, che è quella di farla recitare con un accento inglese. È meravigliosa. C'è lei che gira con il fidanzato e dice: cosa facciamo in questo bascalo? È meraviglioso, Sì, è alla Stanlio, praticamente. fantastica. Sì, è fantastica da vedere solo per lei che sfoggia questo accentino inglese meraviglioso. È la storia di questi due che sono in questo paesino, incontrano un tizio assurdo che gli dice che in quelle zone maledette c'era una popolazione dei cimbri che facevano arti magiche e risvegliavano i morti. Da lì c'è una strega, sono degli zombie, è meraviglioso da E loro vedere. stanno, solamente, Lo ci esatto. vanno e i risultati saranno fantastici. E le Fantastico, questo battute lo sono devo recuperare fantastiche. assolutamente. Sì, c'è una sceneggiatura, non lo so, non so Mi neanche come. raccomando, no, adesso questo dobbiamo dire, non seguite più Bla Bla di Cult se prima non avete recuperato il Bosco 1, eh? Aspettiamo i commenti. No, Queste... è veramente il top, secondo me. Ecco, un giorno sarebbe bello, magari facciamo una puntata di Bloody Cult, Perché andiamo no? Non avanti posso. sulle favole. Perché la gente poi, noi siamo tutti abituati alle favole della Disney, ma non è mica così, le favole sono Sono, toste. sì, sono toste, sono toste. Vabbè, basti pensare anche alla stessa cosa di Cappuccetto Rosso. Cappuccetto Rosso poi, cioè, una versione finisce male, loro rimangono proprio nello stomaco del lupo, Mi credo. sono molto preparato su Cenerentola. Cenerentola per farle calzare le scarpine, la matrigna, taglia il tallone a una sorella e le dita a un'altra sorella. E vai. Non solo, quando alla fine però si scopre l'ultramaccio, quindi Cenerentola si sposa col principe, alle sorellastre i corvi tolgono gli occhi durante il matrimonio. Quindi, Bene. perché così le favole ci aiutano a crescere, capito? Cioè la valenza dei film dell'orrore. Per le generazioni, diciamo, in nuce, è fondamentale. Cioè, la paura, l'aver paura di questo, di quell'altro, è fondamentale. Ed Concordo. è una cosa che abbiamo perso, proprio un valore, secondo me, quello di avere paura di, che abbiamo perduto nel tempo. Fantastico. Quindi sarebbe bello recuperare queste cose, perché. Recuperiamo tutti i film che hai citato via YouTube, guardateli, Assolutamente, perché sì. comunque non avete il bagaglio orrorifico completo, se no. Cioè, No, voi dovete... si possono vedere solo bei film, se no. Queste trashate vanno viste, vanno divulgate, vanno... Insomma, lunga vita al trash, dai. Con passione, o comunque quello che fa più schifo, ma ci vuole anche questo. Fa parte del nostro mondo. Bisogna, sono d'accordo, assolutamente.
Guarda, chiudo con una piccola chicca che sicuramente tu hai visto, un gioiellino però del trash con passione che questo è da recuperare, un po' da passato inosservato con una grande interpretazione di Larry Drake, film di Manny Coto prodotto anche dalla Dark Horse, che è Dr. Giggles. Sì, bello, dottor Giggles. Lo vidi al cinema io, dottor Questo Giggles. secondo me è una bella, cioè proprio il classico esempio di trash da recuperare, trash perla, trash barra Ricordiamo barra. che Larry Drake è il cattivo di Dark. È fantastico, il Durant di Darkman, che qui secondo me si sfoga, si diverte come un pazzo. Cioè, è un film veramente che è veramente fantastico, fantastico. Cioè, i mezzi in cui lui, questo dottore pazzo, usa per uccidere le sue vittime nella maniera che è più sanguinosa possibile, sono veramente da antologia. Cioè, questa, poi la risatina che appunto da cui appunto prende il nome, cioè questa è fantastica, fantastica. Altro Il film modo in cui lui scappa da bambino dalla sì. polizia, non riesce a trovare. Cioè, ci sono delle trovate geniali, geniali. Ed è un trash che questo è veramente un gioiello del trash, uno dei primi posti, secondo me, nella classifica. Questo vi invito anche a recuperare. Appuntamento alla prossima puntata di Bloody Cult e viva l'horror trash! Sì, sempre e comunque. A presto, prestissimo. Ah, Ciao no, Matteo, sì. grazie. McCartney 7. Mi chiederete che cosa sto facendo. Inquietante. Non avete il bagaglio orrorifico completo, se no. No, Voi dovete. si possono vedere solo bene. Vanno in parte sulle nuvole, si divertono fra i cigni nel ruscello, bianco come inchiostro. Fanno i treni sopra il mare, tutto blu, e le gondole bianche sbocciano nel crepuscolo sulle canne dei bambù. Du 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 du.